Farinacci. Ciao a tutti, a Giovanna, a tutti. Beh, dal passato al presente ma anche al futuro, cioè a quello che avverrà questa sera. Sarà tra le primissime ad esibirsi ad inizio festival. È una ragazza giovane perché ha poco più di 23 anni, ma probabilmente di passi ne farà tanti. Si chiama Valeria Farinacci, si è laureata mentre si concretizzava la possibilità di salire sul palco dell'Ariston, dove è stata scelta. Ebbene, lei che ha partecipato anche alle selezioni dello Zecchino d'Oro e fra l'altro l'Antoniano per la prima volta in tutta la storia del Festival di Sanremo salirà proprio sul palco, tutto questo questa sera. Vi faccio conoscere Valeria Farinacci, dall'Umbria allo Zecchino d'Oro e infine al palco dell'Ariston, tra le prime ad esibirsi con una canzone insieme che parla in tempi come questi di superare. Valeria Farinacci, Sanremo 2017, nuova proposta, non esci da un talent ma dall'università. Eh sì, è proprio vero, io ho portato avanti gli ultimi provini di Area Sanremo mentre scrivevo la tesi. E poi ti sei laureata? Sì, a novembre. C'è stato in passato anche lo Zecchino d'Oro. Eh sì, io sono, in realtà non sono arrivata proprio sul palco dell'Antoniano in TV, ma ho fatto tutti i provini, quindi ho passato tutte le tappe, le selezioni, ma purtroppo non sono arrivata, insomma, alla fase, alla finalissima, e sono tornata a casa con un palloncino blu. Questa storia l'ho raccontata anche a Carlo Conti nell'ultimo provino, perché lui era presidente di giuria all'ultimo provino, e si è divertito moltissimo. Parliamo un po' della tua canzone. Sì, allora, io porto un brano che si chiama Insieme ed è scritto da Giuseppe Anastasi. Ha un messaggio molto bello, molto positivo e di speranza, questo bisogna stare insieme al di là, superando le difficoltà, facendo dei sacrifici, rimboccandosi le maniche, perché è proprio così che si crea una storia d'amore. Però è anche uno stare, il tema poi si allarga nella canzone, è uno stare insieme di una comunità, c'è bisogno di stare insieme in un momento così complesso e delicato, con muri che si vogliono costruire, sai, la nostra attualità un po' ci spaventa. L'altro non è visto come ricchezza, cioè bisogna ritrovare il valore del diverso, il positivo in tutto quello che c'è dall'altro lato. Tutto questo stasera, tra pochi minuti invece incontrerò il grande Albano, chissà che non tornerà presto in video, a bel tempo si spera, lo vedremo. Lucia, Antonella, Giacomo, la grande Giovanna Nocetti, un abbraccio qui. Grazie. Da Sanremo, ci vediamo presto. Verrà, qui vengono tutti, ma noi abbiamo Giovanna.